Sarà il nostro 10° anniversario, quindi portiamo in scena Alice New World, che è lo spettacolo nostro storico del debutto, in una versione totalmente nuova, originale, sempre con i top performer mondiali dal Cirque du Soleil e dai più grandi festival internazionali, guardando anche, come abbiamo sempre, come ho sempre voluto, alle giovani promesse, ai nuovi talenti. Infatti avremo anche una ragazza molto giovane che arriva dalla Russia. La cosa bella di questo nostro show, come penso debba essere sempre nel mondo dello sport e dello spettacolo, c'è unione di ucraini insieme a russi e quindi c'è pace e armonia, perché l'arte deve essere così. Le Cirque condivide un termine in francese, perché è nato, diciamo, nel mondo francofono canadese, ha poco a che vedere col circo. Di fatto il nostro è uno spettacolo a 360 gradi, innanzitutto completamente senza animali, solo persone, solo artisti, solo performer, che per la stragrande maggioranza, tra l'altro, sono quasi tutti ex atleti, ex olimpionici di varie nazioni. Coreografie, scenografie, musiche, video, colori, musiche originali, dal vivo, eccetera, fanno uno spettacolo di circa 2 ore che è veramente un tutt'uno ed è uno show internazionale di primissimo livello. A Palermo, quindi, l'ultima edizione del tour del Cirque? Beh, io li ho conosciuti a Catania 2 anni fa, che abbiamo fatto 4 sold out al Teatro Metropolitan. È uno spettacolo straordinario. Tra l'altro ci sono molti performer che arrivano dal Cirque du Soleil, e ho voluto portarlo a Palermo, dove manca un teatro abbastanza grande per poterli accogliere d'inverno, e allora abbiamo chiesto al comune di anticipare di quasi 2 mesi, 1 mese e mezzo, l'apertura estiva del teatro di Verdura per poterlo ospitare. Il comune è stato entusiasta di questa cosa e faremo queste 3 performance che secondo me sono veramente straordinarie. C'è un tema che è quello di Alice, un personaggio che è il cappellaio matto, che, diciamo, tiene le fila di tutto lo spettacolo, oltre a fare un numero suo, e con tante sorprese che, insomma, poi vedrete.